Roberto Fioretto torna nel settore femminile dopo qualche anno di assenza. Cosa ti ha portato ad accettare questa nuova sfida? Ma sicuramente il fatto di affrontare un campionato importante, nazionale, quindi un po' diverso da quelli che erano i campionati regionali che ho fatto ultimamente. Ricordo insomma di tanti anni passati in femminile dove tutto sommato mi sono tolto delle soddisfazioni, quindi con l'auspicio di ricominciare da dove avevo lasciato più o meno. Ho cercato di trovare giocatrici che fossero abbastanza dinamiche, che aprissero bene il campo, che avessero appunto delle buone caratteristiche di, come tiratrici, e contemporaneamente anche due lunghe importanti che riuscissero a riempire l'area, a creare quel gioco sotto canestro che comunque ci aiuta ad aprire gli spazi. Vorrei creare un gioco prevalentemente in transizione, dove la palla si ferma il meno possibile, dove ci sia un movimento continuo delle giocatrici che appunto in movimento cerchino di trovare il vantaggio per poi trovare la giusta soluzione. Insomma, devo essere abbastanza contente, ho visto che già si cominciano a trovare dei momenti di unione fra di loro, quindi l'approccio è stato positivo, quindi speriamo sia un aspetto che continui a evolversi anche durante l'anno. Sono soddisfatto se questa squadra avrà dato il massimo, come ho detto ieri anche le ragazze, io non so che tipo di campionato faremo, sono convinto che la squadra sia una buona squadra, che le giocatrici che abbiamo tra virgolette scelto siano tutte di livello, ripeto, se lavoreremo con intensità, se ognuna di loro darà il massimo, io sono sicuro che faremo un bel campionato. Marco Mura, come è iniziata la nuova stagione del San Salvatore? Vediamo tanti sorrisi, tanta voglia di ripartire anche in casa vostra. Ma con tanto entusiasmo, i sorrisi arrivano perché finalmente siamo riusciti a intervenire sulla struttura. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che dopo tanti anni e tante promesse finalmente è riuscita a sostituire la vecchia copertura che ormai diciamo era vecchia, ci pioveva dentro. Voi che avete assistito alle partite avete visto che pioveva in campo, quindi hanno fatto un intervento diciamo splendido, perché oggi con la nuova copertura c'è più luminosità e ci auguriamo ovviamente che tutto possa procedere per il meglio. Oltre a questo siamo intervenuti sulla illuminazione, che è anche quella diciamo era vecchia, e poi siamo intervenuti sul campo esterno che grazie al signor Giuseppe Bolucci, alla Tecfin, che con un'erogazione liberale ci ha consentito di realizzare questo che diciamo è un po' il fiore all'occhiello di tutta la struttura. Ovviamente anche noi come San Salvatore, come dirigenza, stiamo intervenendo su tutte quelle che sono le opere murarie di contorno per rendere questa struttura diciamo più accoglibile a tutti, sia ai nostri tesserati, a tutti coloro che vengono a vedere le partite. Io lo dico da anni che vogliamo valorizzare il nostro settore giovanile, abbiamo individuato in Roberto
Roberto Fioretto, quella persona che è esperta, che ha lavorato per tanti anni nel giovanile, che già conosceva quel che conosce, quella che era la realtà del San Salvatore, e abbiamo voluto puntare su Roberto, che è una persona conosciutissima, con grandissima esperienza, e penso che possa portare avanti quello che è il programma, i progetti del San Salvatore. Abbiamo resettato tutto, si è creata la situazione che dovevamo cambiare e abbiamo colto la palla al balzo. Sono arrivate delle ragazze, delle splendide ragazze, molto brave tecnicamente, scelte dall'allenatore, ragazze che hanno voglia di mettersi in gioco, portare avanti quello che, ripeto, sono gli obiettivi della società. Ho detto che quest'anno non ci dobbiamo nascondere, dobbiamo puntare ai playoff. Ci credo tanto, perché sono delle ragazze che con delle qualità possono raggiungere l'obiettivo. Quindi insieme a loro ci sono le ragazze cresciute nel nostro settore giovanile, su cui noi puntiamo sempre perché ci crediamo, e penso che tutti insieme questo obiettivo lo possiamo raggiungere. Abbiamo creduto in questo progetto di crescita già iniziato l'anno scorso con insomma, tante buone intenzioni e tanti buoni propositi. Quest'anno abbiamo addirittura incrementato la sponsorizzazione per il San Salvatore, una famiglia nella quale crediamo assolutamente, credo come persona, e comunque sono felice di rappresentare una possibilità in più per lo sport in Sardegna, anche perché prendo atto che senza le sponsorizzazioni le società dilettantistiche sarebbero veramente in crisi. Con il credito d'imposta abbiamo, insomma, con una donazione volontaria abbiamo realizzato il campo esterno, insomma è un campo che darà modo di giocare anche quando ci sarà qualche goccia di pioggia, quindi insomma tecnologicamente è molto affidabile. Per quanto riguarda la copertura, è stata realizzata dal comune, noi abbiamo realizzato internamente l'illuminazione nuova con fari a LED, abbiamo raddoppiato il potere luminoso dei fari, insomma del complesso di illuminazione, ed è un impianto in questo momento che veramente è all'altezza della società che ci gioca. Abbiamo puntato veramente tanto sulla qualità delle giocatrici, abbiamo incrementato soprattutto la qualità e secondo me abbiamo puntato su ragazze che hanno voglia di riscattarsi, di fare qualcosa in più. Ieri abbiamo fatto una riunione, si è parlato proprio di questo, di ragazze che hanno voglia di fare di un gradino in più rispetto all'anno scorso, quantomeno quel gradino in più. Per noi quel gradino in più, se tutte quante facessero quel gradino in più e riuscissero nel loro intento, la società raggiungerebbe sicuramente degli ottimi traguardi. Noi siamo consapevoli di dove giochiamo, di cosa ha fatto la società fino adesso, e comunque è una società che è stabilmente in A2 da diversi anni. Ci sono sogni nel cassetto, ma dobbiamo confrontarci anche con la logistica di Selargius, col fatto che comunque ovunque noi arriviamo bisognerebbe poi fare i conti con impianti sportivi che devono essere all'altezza anche di una, io mai lo dirò, però fra parentesi, A1, che assolutamente richiede un investimento e degli impegni molto diversi.